Triste senza difficoltà del Catanzaro che supera agevolmente una Paganese senza stimoli ed obiettivi. Un buon antipasto in vista dei play-off per la squadra di Brevi che arriva in gran forma al momento più difficile e delicato del campionato. È un rigore di Fioretti al 15° a rompere l'equilibrio già precario della gara, in quanto in campo si è visto subito che c'era soltanto una squadra. Bissa Germinale all'ottavo della ripresa ancora su penalty, chiude al 35° Martignago da poco entrato in campo. Il Catanzaro consolida così il quarto posto che dovrà andare a difendere domenica prossima sul campo dell'Aquila, quinta in classifica nell'ultimo atto della stagione regolare. Nei playoff i calabresi di Brevi affronteranno quasi sicuramente una tra Pisa e Benevento. È stata una interpretata bene, con la giusta attenzione, con il giusto ritmo che dovevamo imprimere alla gara, quindi da subito abbiamo cercato di far gol, abbiamo avuto delle situazioni, ci siamo riusciti, poi però l'attenzione e l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto fin da subito, ma avevo visto in settimana che i ragazzi lavoravano con la giusta determinazione. Ma no, ormai manca una gara, è normale che sicuramente non possiamo incontrare, credo da guardando velocemente la classifica, la Salernitana, perché anche la Salernitana vincendo non può arrivare al sesto posto che è occupato in questo momento dal Benevento. Quindi credo che, guardando, ripeto, i numeri, incontreremo una tra Benevento e Pisa. Non penso che ci siano altre situazioni che possano cambiare l'avversario. Tra Benevento e Pisa? Ma in questo momento abbiamo pensato alla Paganese, domani ci riposiamo, penseremo all'Aquila, dopodiché vediamo su chi concentrarci. Sono gare, addirittura questa poi in una partita secca, quindi non c'è da parte mia un'idea su chi andare a incontrare. È indifferente, perché andate e ritorno magari hai la possibilità, di solito, questo a livello anche di coppe, di solito chi magari a 180 minuti dimostra di essere magari un po' più forte dell'altra squadra. Una partita secca, il calcio è così, è deciso tante volte da episodi, da gare molto tirate, quindi non ho in questo momento non ho una preferenza su una delle due.